Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù. Oggi è il mercoledì 1 di settembre del 2021. Questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Io sono Nicodemo Fabiano. Sono contento, ti do il benvenuto perché noi possiamo leggere la parola del nostro Signore insieme. Oggi abbiamo una gioia immensa che oltre a leggere la parola possiamo leggere e incominciare la lettura di un altro, un nuovo libro della Bibbia. Noi incominceremo quest'oggi leggendo Primo Cronache. Ci sono due libri dei Cronache e questo è bellissimo perché praticamente noi abbiamo qui un grande riassunto di tutto quello che abbiamo nella parola di Dio. Vedrete tra poco, appena incominciamo la lettura della parola, capirete subito quello che è un grande riassunto. Primo Cronache capitolo 1, parola del Signore. Ma lasciamo perdere ogni commento e andiamo subito alla lettura della parola di Dio. Primo Cronache capitolo 1, parola del nostro Signore. Adamo set Enos, Kenan, Maalaleel, Yared, Enoch, Metusela, Lamech, Noè, Sem, Cam, Jafté. I figli di Jafté furono Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Mesec e Tiras. I figli di Gomer furono Askenas, Rifat e Togarma. I figli di Yavan furono Elisa, Tarsis, Kitim e Rodanim. I figli di Cam furono Cus, Egitto, Put e Canaan. I figli di Cus furono Seba, Avila, Sabita, Raama e Sabteca. I figli di Raama furono Seba e Dedan. Cus generò Nimrod, che cominciò a essere potente sulla terra. Egitto generò i Ludim, gli Anamim, i Leabim, i Naftuim, i Patrusim, i Casluim, da cui uscirono i Filistei, e i Caftorim. Canaan generò Sidon, suo primogenito, e Chet. E i Jebusei, gli Amorei, e Girgazei, gli Evei, e gli Archei, e Sidnei, gli Arvadei, e Simarei, e i Camatei. I figli di Sem furono Elam, Assur, Arpak, Sad, Lud e Aram, Us, Ul, Geter e Mesec. Arpak, Sad generò Sela e Sela generò Eber. A Eber nacquero due figli. Il nome dell'uno fu Peleg, perché ai suoi giorni la terra fu spartita, e il suo nome, il nome del fratello, fu Yoktan. Yoktan generò Almodad, Selef, Kazar, Mavet, Iera, Adorama, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila e Iobab. Tutti questi erano figli di Yoktan, Sem, Arpaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera. Abramo, cioè Abramo, i figli di Abramo furono Isacco e Ismaele. Questi sono i loro discendenti. Il primogenito di Ismaele fu Nebaiot, poi Kedar, Abbeel e Mibzam, Misma, Duma, Massa, Kadad, Tema, Yetur, Nafis e Kedma. Questi furono i figli di Ismaele. I figli di Ketura, concubina di Abramo, partorì furono Zimram, Yoxan, Medan, Madian, Isbac e Suac. I figli di Yoxan furono Seba e Dedan. I figli di Madian furono Efa, Efer, Enoch, Abda e Eldaa. Tutti questi furono i figli di Ketura. Abramo generò Isacco. I figli di Isacco furono Esaù e Israele. I figli di Esaù furono Elifaz, Reuel, Jeus, Yalam e Cora. I figli di Elifaz furono Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenas, Timna e Amalek.
I figli di Reuel furono Naat, Zerach, Sama e Misa. I figli di Seir furono Lotan, Sobal, Sibeon, Anna, Dison, Eser e Disan. I figli di Lotan furono Cori e Oman, e la sorella di Lotan fu Timna. I figli di Sobal furono Alian, Manaat, Ebal, Sefi e Omnan. I figli di Sibeon furono Aia e Anna. Il figlio di Anna fu Dison, i figli di Dison furono Camran, Esbran, Itran e Keran. I figli di Ezer furono Bilan, Zavank, Iacan, i figli di Dison furono Us e Aran. Questi sono i re che regnarono nel paese di Edom prima che alcuno re regnasse sui figli di Israele. Bela, figlio di Beor, il nome della sua città fu Dinaba. Bela morì e Iobab, figlio di Zerach, di Bosra, regnò al suo posto. Iobab morì e Cusam, del paese dei Temaniti, regnò al suo posto. Cusam morì e Cadad, figlio di Bedad, che sconfisse i Madianiti nei campi di Moab, regnò al suo posto. Il nome della sua città era Avit. Cadad morì e Samla di Masreca regnò al suo posto. Samla morì e Saul di Rehobot sul fiume regnò al suo posto. Saul morì e Baal Anan, figlio di Acbor, regnò al suo posto. Baal Anan morì e Cadad regnò al suo posto. Il nome della sua città fu Pai. Il nome della sua moglie Meetabeel, figlia di Matred, figlia di Mezab. E Cadad morì e i capi di Edom furono il capo Timna, il capo Alva, il capo Yetet. Il capo Olibama, il capo Ela, il capo Pinon, il capo di Kenas, il capo Teman, il capo di Mibzar, il capo Magdiel, il capo Iram. Questi sono i capi di Edom. Parola del nostro Signore. Io ti invito subito per essere con me domani, giovedì, quando noi continueremo a leggere la parola del nostro Signore insieme. Vedrete che qui i primi capitoli del libro di Primo Cronache in effetti è un riassunto, una genealogia, incominciando con Adamo, ma mi raccomando, vieni anche domani per continuare ad ascoltare. Vediamo tutto il riassunto prima di continuare la storia delle cronache del re di Israele. Che Dio ti benedica. Che la parola del Signore entri nel tuo cuore e che noi possiamo lasciare il Signore guidare la nostra vita nel nome di Gesù.